La prima giornata di Gamescom 2015 ci è valsa un nuovo incontro ravvicinato con Fallout 4, il seguito della famosissima saga di action RPG creata da Bethesda. Naturalmente ci troviamo come sempre in un ambiente post-nucleare e questa volta la presentazione si è concentrata soprattutto sulla grandissima varietà di armi che da sempre è uno dei punti di forza della saga. Abbiamo visto in azione sia armi a proiettili sia armi laser, sono tutte caratterizzate da un design molto particolare, naturalmente un po' spartano come se fossero state assemblate a mano e da animazioni molto curate anche per la ricarica con moltissime parti mobili. Ma non si tratta soltanto di design, le armi sono anche differenziate proprio per sistemi di sparo completamente diversi e capacità di infliggere danni a volte devastanti. Ritornano alcuni grandi classici come il Fatman, un lancia mini bombe nucleari perfetto per sconfiggere i boss, ma anche i classici fucili d'assalto e al plasma. È stata un'occasione buona anche per vedere la componente spara tutto in tempo reale, che sembra essere stata sviluppata molto meglio rispetto a quella vista in Fallout 3 e in Fallout New Vegas e quindi più utilizzabile, ma anche il VATS naturalmente, quindi il sistema che permette di procedere a turni. Questo sembra praticamente invariato rispetto ai capitoli precedenti. Qualche parola vale la pena spenderla anche sul comparto tecnico di Fallout 4, che durante il primo video non ne aveva convinto moltissimo. Rimangono ancora delle incertezze sulla qualità delle texture, ma la draw distance è davvero ottima e nel complesso questa volta abbiamo visto quello che ci sembra un leggero incremento della definizione generale del rendering, quindi speriamo che questo faccia ben sperare per il risultato finale. Nel complesso comunque quello che più ci è interessato vedere in questa presentazione è stato il gameplay, che sembra davvero denso di possibilità per quanto riguarda il combat system, quindi davvero dita incrociate per Fallout 4.